Siamo di nuovo in una situazione di incertezza e anche angosciante perché siamo tornati un po' a vivere quei momenti di smarrimento che abbiamo vissuti nei mesi scorsi di febbraio, marzo, aprile. Tuttavia, però, penso questo tempo può indurci a fare una riflessione, a capire cosa è veramente essenziale, da che cosa dobbiamo distaccarci per scegliere ciò che è necessario per la nostra vita. Eppure essendo un tempo drammatico che ci limita nella nostra libertà, ci priva dalla possibilità di muoverci liberamente come abbiamo fatto prima, però è un tempo che accresce la solidarietà e il sostegno tra di noi. E quando si accresce la solidarietà, nasce la speranza, nasce la certezza che un virus insidioso non può bloccare del tutto la vita, ma la vita è sempre più forte perché è un valore grande. E questa testimonianza di bellezza della vita come dono per sé da parte di Dio, ma anche come dono per gli altri, ci aiuta a vivere questo momento con speranza, pensando che nel buio della notte che si diffonde c'è sempre uno spiraglio di luce che invita a guardare avanti con fiducia. Perciò invito tutte le famiglie ad accrescere quella speranza come virtù che la Chiesa ci propone, che è testimonianza di fede, di fiducia e di abbandono in Dio. La speranza è l'altra faccia della medaglia della fede come fiducia in Dio, perché nel cammino della vita non siamo soli, ma c'è Lui con noi che condivide questi momenti di sofferenza e ci invita ad andare avanti. La certezza di non essere soli per noi diventa conforto, diventa coraggio in questi tempi difficili. E la cresima avviene in un momento particolare che stiamo vivendo, non solo per la comunità di Tristretta, ma per tutta l'Italia, per tutte le comunità sparse nel mondo. Questa situazione di difficoltà, di limite. E la cresima ci induce a pensare ciò che è veramente essenziale. Se questi ragazzi chiedono di ricevere il sacramento della cresima insieme alle loro famiglie, è perché ritengono che la cresima, cioè la crescita nella fede, nel rapporto con Cristo, è veramente necessario e essenziale. Di tante altre cose possiamo fare a meno, ma di Gesù Cristo no. Perciò io li invito a restare uniti a Cristo per affrontare anche questo momento di difficoltà insieme alle loro famiglie, ma anche per dare una testimonianza di una presenza alternativa nella comunità, nella società, che esige proprio il sacramento della cresima, perché chi riceve la cresima è chiamato ed è mandato dalla Chiesa ad essere testimone di Cristo e si testimonia non solo con le parole, ma anche con gesti di vita, con gesti concreti della propria vita, esprimendo il meglio di se stessi per il bene proprio e anche quello degli altri.